In vista della tappa del Giro d'Italia, previsto per il 19 maggio a Ravenna, il comitato organizzatore ha presentato il programma della giornata nel corso di una conferenza stampa indetta nel municipio. L'evento direi che ha un suo corollario che Ravenna ha messo in campo con grande attenzione e vorrei definirlo nel rispetto di quello che è lo sport in generale. Perché l'evento del Giro d'Italia non è finalizzato solamente al ciclismo puro, sarebbe un'opinione sicuramente errata e riduttiva e restrittiva. Il Giro è un evento, che ho avuto modo di dire, dal punto di vista culturale, sociale, storico e paesaggistico, che attraverso l'uso della bicicletta ci consente di toccare tutti quei punti in cui credo siano il nostro valore aggiunto per l'Italia. Ospitare una tappa del Giro è qualcosa di molto impegnativo, di molto importante. Impegnativo nella misura in cui ci sono 2.000 persone che, fra in senso buono, occupano la città dalla mattina all'alba e al tramonto praticamente è tutto smantellato. E tutto avviene con un sincronismo perfetto, ma questo grazie all'ospitalità, al comitato di tappa, a tutte quelle figure tecniche che hanno un ruolo di supporto e di integrazione con l'organizzazione in generale. Questo è un mosaico, essendo nella città anche dei mosaici, che si completa e come è completato contemporaneamente, dopo l'arrivo dei corridori, ritorna e si riframmenta nuovamente.